Il 24 agosto, lungo la Gola del Furlo, è stata inaugurata la quarta edizione della Land Art, organizzata dalla Casa degli Artisti. Tra le iniziative, la mostra di ceramica alla chiesetta di Santa Maria delle Grazie, curata da Yvonne Ekman. Yvonne Ekman, ideatrice e curatrice della mostra di quest'anno, del 2013. E non solo, ma è anche una delle artiste che ha presentato delle sue opere. Ci può parlare un po' della mostra, come è andata quest'anno, e poi se ci può dire qualcosa sulla sua opera che ha esposto. Va bene, allora io dico che ho pensato che sia il sogno, sia il gioco, sia un modo per uscire dalla realtà della quotidianità. Allora, perché se uno sogna, si può sognare occhi aperti, si può sognare di notte, ci sono gli incubi, qua ci sono anche degli insetti che possono essere degli incubi. E poi anche il gioco è un modo di divertirsi, che non è il lavoro, non è la pesantezza di ogni giorno, di ogni età, sia bambini sia anziani. Allora, ho pensato che era un titolo bello per stuzzicare anche la fantasia di chi ha partecipato, gli artisti che hanno interpretato a modo loro o il sogno, il gioco, tutte e due. Bene, e i suoi scacchi invece come nascono? Gli scacchi, mi è venuta la voglia di fare, una volta mi avevano ordinato di fare degli scacchi, un'ordinazione, e allora sono abbastanza interessato. Questi sono scacchi XL, extra large, che fa più, diciamo, una scultura che è proprio quello normale. Che materiale ha usato per... Questo è sempre tutto ceramica, questa mostra. Questa è la ceramica con la cottura cosiddetta raku, che insomma ha queste possibilità o di fare il nero che è fumicato oppure il bianco che è craquelé. Insomma, è una caratteristica del raku. Bene, grazie e complimenti per la mostra, in bocca al lupo per il prosegua. Grazie a lei, grazie. Elettra Cipriani, artista romana che espone quest'anno al Land Art del Sì, Furlo. esatto. Allora, ci può spiegare un po' la sua opera? Allora, l'opera chiaramente fa riferimento al tema della mostra che è il sogno e il gioco. Quindi nel mio immaginario il sogno è rappresentato da questa sfera che si vede per terra, che scoppia e dalla quale escono delle altre palle, il gioco della palla quindi, che si trasforma, si appiattisce e crea quel percorso che vedete lungo tutto il perimetro della sala, per finire in un'altra stanza dove riprendono forma e diventano, questi piattini diventano dei birilli, che vengono sollevati, schiacciati, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che mi sono divertita a pensare al posto, il posto me lo permetteva di fare questo percorso così ampio. E che materiale hai usato per Io sono una questo? ceramista e quindi prediligo l'argilla, e il mio gioco preferito sono gli smalti. Intervengo chimicamente sugli smalti per renderli così screziati, come potete vedere. Intervengo con dei petali, con dei rami, con dei vetri di Venezia, che è un lavoro che ha avuto un certo percorso di studi e di prove, di danni nei forni, disastri, però insomma è la nostra passione. Però il risultato, diciamo, poi si vede. E beh, il risultato se non si Sarebbe. vedesse, eh. Antonio Grieco, scultore e ceramista romano, anche lui espositore alla Land Art di quest'anno qui al Furlo. Il tema della mostra è sogno e gioco. Qui mi sembra che sia il sogno che predomina o il gioco? Ci spieghi bene questa scelta? Poi le due cose, diciamo il gioco forse ha una dominante maggiore. Le mie sculture, come vede, sono tutti animali fantastici, un po' di ispirazione da quelli reali, ma assumono un carattere fantastico perché io inserisco degli elementi metallici in questa materia che io compongo, che è fatta di
argilla e cellulosa. Sono un terzo di carta e due terzi di argilla mescolati insieme, impastati, e ottengo una materia che possiamo chiamare paper clay. In questa materia io posso inserire questi elementi che ci danno poi questa possibilità di fantastica. E io nella mia ispirazione parto proprio dal ferro, diciamo, perché un elemento mi può suggerire la forma di un animale. Per dire, lì abbiamo un polipo, ho preso un gancio strano, è una vite, da quello è partita una cosa. Come vediamo, il nostro granchio alle spalle ha questa caratteristica di avere questi elementi metallici inseriti. Bene, grazie, in bocca al lupo per la sua attività.